Multe a cittadini catanesi disabili con auto non modificate con dispositivi che facilitano la guida. Interviene il vice sindaco di Catania ed assessore alla mobilità Paolo Lagreca, che da noi intervistata al telefono rinvia la questione al Consiglio Comunale che sta predisponendo un regolamento ad hoc. Per Lagreca, comunque, anche i disabili dovrebbero transitare nelle aree pedonali solo se residenti o per il disbrigo di incombenze. I diversamente abili. Per i diversamente abili abbiamo trovato un regolamento che comunque è oggetto di una modifica che è già stata inoltrata al Consiglio Comunale, si stanno soltanto aspettando i tempi tecnici che devono fare, passaggio in ragioneria eccetera, per poter essere incardinata nella commissione che ne discuterà prima dell'approvazione in Consiglio, perché i regolamenti, come è noto, sono di competenza del Consiglio, che chiarirà meglio e proverà a superare le eventuali incomprensioni che ci sono state nel regolamento, definendolo meglio. In atto il passaggio, o meglio l'arrivo in zona pedonale di diversamente abili, è consentito con registrazione dell'autovettura anche in sede permanente presso la MTS, che è quella che coordina e controlla l'accesso nelle ZTL e nelle aree pedonali. La cosa che va sottolineata è che il diversamente abile, a titolo personalmente o per chi guida la vettura che è registrata, di accedere nell'area pedonale o nelle ZTL qualora quella sia la sua origine o la sua destinazione, sia se vi risiede, sia se necessita di accedere ad un'area pedonale perché per esempio va presso una struttura medica, presso un negozio, presso un'area appunto dove, nella quale lui ha bisogno di andare. Evidentemente i diversamente abili, come tutti gli altri cittadini, non sono abilitati a poter ad libitum attraversare le aree pedonali se non hanno un'origine o una destinazione in quel momento in quell'area, in quanto come tutti gli altri devono limitarsi a poter percorrere le strade che tutti gli altri cittadini percorrono. È chiaro che le aree pedonali vanno preservate, se no perderebbero la loro stessa funzione, quindi ci vuole il rispetto delle aree pedonali, ci vuole anche un'attenzione a non andare oltre le necessità reali per poterle appunto utilizzare.